Spingi, tesoro, spingi! Spinga, signora, spinga! Ma che d'ora! Ecco, signora, il suo bambino. Brava, tesoro, brava! Bello! Una merda! Ma come? Ributtatelo dentro! Ed è così che ho conosciuto mia madre. Mia madre! Satana! Vivere con mia madre è un fottutissimo inferno. Credo che sia la reincarnazione vivente di Satana in terra. È sempre... è mestruata circa 365 giorni all'anno e mi distrugge psicologicamente fin dal primo mattino. Daniel! Dimmi, ma... Ti sei vestito? Sì. Hai preparato lo zaino? Sì. Hai preparato la peperonata? La peperonata? Ma che schifo, ma... Devi nutrirti bene per studiare! Ok, ma prenderò i cracker. La peperonata! I cracker. La peperonata! Senti, ho detto i cracker. La peperonata! Sì, Satana. Vi assicuro che avere rigetti di peperonata alle 11 del mattino è un'esperienza ghiacciante. Ma l'inferno continua il mio ritorno a casa. Sono le 14:07! Dove sei stato? Il pullman ha fatto più fermate del solito, calmati. Tu mi nascondi qualcosa! Senti, io non ti nascondo proprio niente. Sei un drogato! Ti fai bomberozzi con i tuoi amici di me! Ma per piacere, ti vuoi calmare? Ti ho detto che il pullman ha fatto... Drogato! Vai a farti curare! Io chiamo la clinica! Ma no, mamma, ma dai, ma non ti sembra di esagerare? Pronto! Mio figlio è un tossico narcotrafficante! Si fa di eroina dalla mattina e la sera e ruba i soldi in casa! Spiegare agli assistenti sociali che non ho bisogno di sedativi per bovini, suini e obesi non è semplice. Ma è sempre meglio che stare a casa con lei. Shakespeare was born in 1564. The bed is on the table. Daniel! Ma non ti si secca mai la gola? Hai studiato? Sì, sto facendo inglese. Hai fatto la tesina? Mamma, manca un sacco di tempo all'esame. Fai la tesina! Oh, è ancora presto, io non c'ho voglia di farla. Sei un fallito, un incapace. Tu mi nascondi qualcosa? Ancora? Io non ti nascondo nulla! Stai mentendo! Tu non hai voglia di fare niente perché sei un malato di pornografia! Ma che pornografia è pornografia? Ogni tanto capita che finisco su certi siti, ma è... Malato! Io chiamo la psichiatra! Ma che psichiatra è psichiatra? Io sto benissimo! Pronto? Mio figlio si masturba 24 ore al giorno! Guarda solo porno! Che figata! Ora devo fare anche 2 sedute al mese per la mia zoofilia. Comunque, amare un animale è molto meglio di una cena di Satana. Daniel! Cosa c'è ancora? È pronto! Ah sì, ma non urlare, ci sento benissimo. Che cos'hai che hai cucinato? Il minestrone! Ma che palle, ma che schifo, sempre il minestrone. Ma dai, ma poi cosa c'hai messo dentro? Il frigo! Ma come il frigo? Tonto! 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 Tu sei pazza, ma sei malata. Cos'è? Non mangi più adesso? Tu mi nascondi qualcosa! Basta, mamma, basta, basta! Io non ti nascondo niente! Oh, paura! Sei un anoressico bulimico! Ah! Mamma, ti vuoi dare una calmata? Chiamo l'ambulanza! Ma che ambulanza? Che sto benissimo! Pronto! Mio figlio sta morendo! Le sanguigne che chiedi è una merda secca! Sedato!
Mancherò in un isola di maiali! E cosa c'è di meglio di una bellissima notte insonne all'ospedale? Che vita di merda. Bene ragazzi, anche i vostri genitori sono così apprensivi? Come fate a placarli? Fatecelo sapere con un commento qua sotto o su Twitter con l'hashtag MamaSatana. Bye bye. Welcome in the house of fun. Welcome in the house of fun. Oh, welcome in the house of fun. Welcome in the house of fun. You do the fly. You do the duck. You do the swim. You do the twist. Morivi così nutri di cani, si nutri di maiali!